Il 2 giugno potrebbe essere la data giusta per le riaperture del settore turistico in Italia. Ne è convinto il ministro Massimo Garavaglia, che, intervenuto a Omnibus sulla 7, sottolinea che ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani, altre in cui va detto per tempo. È questione di programmazione e di monitoraggio costante. Sarà quindi fondamentale continuare ad adottare le giuste misure di sicurezza per evitare che aumentino i contagi. Tra le strategie possibili spicca l'introduzione del passaporto sanitario. Non è discriminatorio ed è un modello che sta già prendendo piede, precisa Garavaglia. Nel 2020 le esportazioni e le importazioni di medicinali e di altri prodotti farmaceutici sono aumentate nella stragrande maggioranza degli Stati membri dell'UE, nonostante il calo generale degli scambi commerciali dovuti all'emergenza Covid. Secondo i dati Eurostat, la Slovenia ha registrato il maggior aumento delle importazioni di medicinali, più 31%, mentre la Grecia, con il più 48%, ha fatto segnare il maggior incremento dell'export. La principale destinazione delle esportazioni extra UE di medicinali e di prodotti farmaceutici nel 2020 sono gli Stati Uniti, seguiti da Svizzera, Regno Unito e Cina. Intesa San Paolo effettuerà una donazione per ogni S-Loan erogato alle piccole e medie imprese italiane a favore di un progetto di beneficenza. S-Loan è un innovativo finanziamento lanciato dal gruppo pochi mesi fa per accrescere il profilo di sostenibilità delle PMI. La banca premia l'impegno delle imprese verso un futuro più sostenibile, riconoscendo un beneficio di prezzo al miglioramento di alcuni dei fattori decisivi per l'impatto ambientale, sociale e di governance dell'impresa. In quest'ambito Intesa San Paolo ha già erogato finanziamenti per 1 miliardo di euro per 2 progetti legati alla sostenibilità attraverso S-Loan e Circular Economy, segno dell'attenzione crescente da parte delle imprese nell'indirizzare la propria strategia di sviluppo. Il primo progetto sostenuto, grazie alle donazioni collegate ai nuovi S-Loan, è A scuola di inclusione, giocando si impara, coordinato dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e volto a promuovere l'inclusione sociale dei bambini con disabilità. Un'indagine della Deutsche Bank ci dice che in Europa e in modo particolare in Italia l'uso del contante è ancora molto elevato. Proprio per questo ci permettiamo di rammentare quali sono i limiti di detto uso. Ebbene, fino al 31 dicembre del 2021, 1999,99. Dal 1 gennaio 2022 il limite sarà di 999,99. Le sanzioni per chi supera detto limite sono, per fino al 31 dicembre del 2021, da 2.000 a 50.000 euro, addirittura per chi supera i 250.000 euro la sanzione sarà di 250.000 euro. Dal 1 gennaio 2022 la sanzione va da 1.000 a 50.000 o fino a 250.000. Per i professionisti che omettono di segnalare le operazioni sospette, la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.